Salve a tutti, sono Brian Farey e benvenuti in questo nuovo video. Il Summer Game Fest 2023 ci ha donato due nuovi trailer legati all'universo di Final Fantasy VII, il nuovo trailer di Rebirth, secondo titolo della trilogia del progetto Remake, ed un trailer di Ever Crisis Final Fantasy VII, titolo mobile annunciato a febbraio 2021 in sviluppo da Applibot. Contestualmente all'ultimo trailer, che ci ha confermato la beta in arrivo durante il periodo estivo come già confermato dal precedente trailer, è stata rilasciata una ricca intervista su Famitsu a Nomura e Ichikawa, rispettivamente creative director e producer del prodotto. I due coprivano lo stesso ruolo anche per The First Soldier, titolo mobile uscito nel novembre 2021 e chiuso all'inizio di quest'anno. In questo video cercherò di riassumere i punti più importanti. Prima di cominciare, vi segnalo che con parte intenderò l'intero gioco presente in Ever Crisis, per esempio come Crisis Core, mentre con capitolo intenderò i singoli capitoli che saranno all'interno delle parti. Iniziamo! È la prima volta che Famitsu parla di Ichikawa. Il producer afferma che il progetto di Ever Crisis ha avuto inizio quando è stato lanciato il progetto Remake, visto che i titoli in questione avranno delle differenze in diversi aspetti rispetto all'originale. Ichikawa crede che l'esperienza di gioco sui titoli del progetto Remake sarà differente rispetto al titolo originale. Ichikawa: le opere del Remake Project possono essere apprezzate più a fondo se si conoscono le opere principali di Final Fantasy VII e della compilation come Crisis Core Final Fantasy VII, e abbiamo pensato che fosse necessario un punto d'ingresso per far conoscere alle persone queste opere precedenti legate a Final Fantasy VII. Ever Crisis Final Fantasy VII è il risultato di questo progetto. Dirge of Cerberus, perlomeno in Giappone, è ancora disponibile, mentre Before Crisis, titolo dell'epoca Garake, termine nipponico che indica la generazione di telefoni precedente agli smartphone, non è più avviabile, essendo parte di un servizio chiuso. Al momento dell'uscita vi saranno le parti di Final Fantasy VII, di Crisis Core e di The First Soldier, la cui storia verrà raccontata su Ever Crisis per la prima volta, non essendo presente nel Battle Royale. Si inizierà con la storia di Final Fantasy VII, che fungerà da tutorial, poi si proseguirà con Crisis Core e The First Soldier, un capitolo alla volta. Dal secondo capitolo sarà possibile proseguire in qualunque ordine. Sarà possibile giocare nei panni del personaggio originale di quella storia o di un altro personaggio, come visto già nei diversi trailer e come vedremo meglio più avanti. Ever Crisis fungerà da punto d'ingresso nella storia della serie. Il remake era più incentrato sull'azione, mentre Ever Crisis sarà un command-based proprio come il set originale. Questo per incarnare anche la tagline del prodotto. Ever Crisis non è un porting del gioco originale, ma una versione unica dell'originale Final Fantasy VII e delle opere correlate. Il sistema di combattimento sarà lo stesso tra le diverse parti. È stato chiesto come funzionerà la scelta dei personaggi principali nei capitoli che non hanno un protagonista fisso, come First Soldier o Before Crisis. Per quanto riguarda The First Soldier, Glenn, Matt e Lucia saranno tutti controllabili e ci invita a vedere in futuro come verrà gestita la cosa in Before Crisis. Il gioco avrà due modalità principali per quanto riguarda la storia. Lo story party, in cui si combatterà usando i personaggi originali di quel momento, come Zack nella parte di Crisis Core, e il free party, che ci consentirà di usare i personaggi che vogliamo e che abbiamo sviluppato nelle altre parti. Finendo i capitoli in story party, ci saranno delle ricompense esclusive. Ichikawa consiglia quindi di procedere con questa modalità. Si ritorna a parlare di Sephiroth, protagonista degli ultimi trailer di Ever Crisis e che ha rubato la scena anche in questo. La parte di The First Soldier sarà incentrata su di lui. Il Sephiroth dei capelli corti, mostrato nel trailer precedente, sarà un personaggio sbloccabile ed utilizzabile nella parte di The First Soldier. Nomura etichetta il Sephiroth di quel periodo con l'aggettivo Kireina, con cui intende la bellezza o la purezza di quel personaggio prima che venisse corrotto dall'oscurità. Il creative director conferma che la scena all'inizio, in cui prova a chiamare Genesis, è collocata vicino a Forte Tamblin, luogo che abbiamo visto in Crisis Core. La sceneggiatura della parte di The First Soldier è ovviamente a cura dell'inossidabile Nojima, writer sempiterno della serie di Final Fantasy VII. Sarà coinvolto anche Toriyama. Oltre ai tre di The First Soldier, nel trailer vediamo anche un quarto personaggio insieme ad un cane. I due developer confermano che è un personaggio legato alla storia e anche al giovane Sephiroth. Abbiamo la conferma che il tizio incappucciato che prova a sfidare Sephiroth dicendogli «sono dalla parte della giustizia», che in Occidente abbiamo ricevuto in maniera diversa, è Glenn, il personaggio biondo di The First Soldier. Oltre ciò, Nomura conferma che quel momento si svolge più o meno nel periodo di Crisis Core, quindi ancora Sephiroth era nel suo arco da Kireina. Chiedendogli se appariranno altri personaggi nella parte First Soldier oltre Matt, Glenn e Lucia, Nomura risponde che se Ever Crisis continuerà ad esistere come titolo, pensa che potranno apparire altri personaggi e giovani versioni di personaggi già esistenti. Ci si sposta al lato tecnico del prodotto. Il gioco avrà personaggi in stile deformed nel field e saranno più realistici durante le battaglie, proprio come nel set originale.
viene confermato che la storia sarà uguale ai titoli originali, a differenza del remake. In fase di pianificazione, Kidase consigliò di fare il prodotto in pixel art, ma venne deciso di seguire uno stile sia nostalgico che nuovo. Parlando del doppiaggio, i developer confermano che le cutscene e le battaglie avranno delle linee di dialogo, scelta di battuta nel team di sviluppo. Persino Nomura era contro. Ma alla fine, visto che le cutscene nei trailer erano già doppiate, hanno deciso di aggiungere anche le voci nelle battaglie. Come riassume Nomura, i personaggi acquisiscono la voce quando la loro testa cresce. È stato necessario compattare la storia di Final Fantasy VII in Ever Crisis, non potendo rappresentarla allo stesso modo. La parte difficile è stata quella di scegliere i momenti migliori, separarli e arricchirli per un rilascio su titolo mobile. Ichikawa è fiducioso per il risultato finale. Dopo aver chiesto ad Apribot di sviluppare il gioco, questi hanno condiviso un sistema di sviluppo piuttosto esteso. Dopo l'approvazione di Nomura, si è deciso di fare un ulteriore passo avanti. Nonostante la grafica fosse buona, era l'aspetto la cosa più importante. La sfida è stata quella di organizzare le diverse parti per far sì che si adattassero ad una singola opera unitaria. Nomura. Ci sono molti personaggi da controllare. Al giorno d'oggi stanno uscendo giochi per cellulare di livello simile a quelli per console, quindi dovevamo assicurarci che la qualità del gioco fosse la migliore possibile per chi è abituato a giocare su console. Passiamo adesso alle battaglie. Il gruppo in party sarà composto al massimo da 3 persone, ognuno con 5 comandi e con una barra TB che viene consumata per attivarli. Sarà possibile comandare un personaggio alla volta, mentre gli altri due agiranno automaticamente. Sarà possibile cambiare il personaggio operativo in qualunque momento o passare dalla strategia offensiva a quella difensiva, quindi c'è una gestione completa della battaglia. Il sistema di Switch ricorda quello del 7 Remake, potendosi però godere appieno dell'ATB. I nemici utilizzeranno attacchi speciali o barriere dopo un certo lasso di tempo. Sarà possibile bloccare le loro azioni se si agisce entro un certo lasso di tempo, come abbiamo visto in Crisis Core Reunion. Potremmo attaccarlo con gli elementi a cui è debole o distruggere delle cose chiamate Sign per bloccare le sue azioni. Visto che ciò che accade dopo aver bloccato un'azione unico, il producer ci invita a verificarlo giocando. Ichikawa. Ci sono molte variazioni nelle azioni del nemico e Guard Scorpion, per esempio, ha diversi schemi, come il Tail Laser per l'intero gruppo o un Full Burst per attaccare potentemente una persona. Ma si può scegliere di attaccare in massa quando si vede l'avviso di un'azione o passare a una tipologia difensiva per resistere, visto che è difficile da bloccare, a seconda della situazione. Penso che questo gioco sarà caratterizzato da un numero elevato di scelte su cosa dare priorità all'azione a seconda della situazione. Il gioco, visto così, sembra molto strategico. Il producer rassicura tutti dicendo che ci saranno delle opzioni da smartphone, come l'autobattle o la velocità doppia, lodando anche l'intelligenza artificiale che potrebbe, in caso di buona abilità, di far proseguire gli scontri in maniera automatica. Non ci saranno differenze tra armi a corto e lungo raggio. La domanda nasce dopo aver visto Lucia utilizzare un fucile da cecchino. Ichikawa afferma inoltre che quella tecnica vista è una limit break. Passiamo alla parte gacha, che in questo titolo coprirà solo le parti legate ai vestiti e alle armi a loro collegate. Il team ha lavorato a stretto contatto con Nomura per realizzare il vestiario dedicato. Le armi si ottengono tramite la funzione gacha e si ottiene un timbro ogni volta che si usa la funzionalità. Dopo aver ottenuto un certo numero di timbri, si ottiene l'abito. Alcuni abiti si otterranno invece proseguendo nella trama. Il design dell'abbigliamento è pensato partendo dalle armi. Per esempio, il kimono usato da Claudio nel trailer è basato sull'immagine di quando è equipaggiato con la Murasame. Oltre all'aspetto si tiene in considerazione anche la comodità di combattimento dell'utilizzo dell'arma. Per esempio, se Cloud usa un outfit asimmetrico o una katana lunga, potrebbe indossare una kama per non preoccuparsi di come cammina. Il vestiario indossato verrà mostrato anche nel field. L'intervista continua chiedendo a Ichikawa delle modalità presenti nel gioco. Tra queste abbiamo la Battle Tower, una torre che non si dovrà scalare, bensì discendere. Il concetto è comunque lo stesso. Ichikawa. Nel mondo di Final Fantasy VII ci sono esseri che sono caduti dal cielo e dormono sottoterra. Quindi posso solo dire, qualcosa ti aspetta a livello inferiore. Ci saranno battaglie per ogni livello e finendo i diversi quadri si sbloccheranno abilità e oggetti per lo sviluppo del personaggio. La Battle Tower verrà aggiornata regolarmente con gli update del prodotto. Parlando invece dei dungeon, Ichikawa afferma che fondamentalmente vi saranno delle versioni diverse che rispecchiano una sorta di modalità hard del dungeon. I dungeon hanno molteplici boss, trash mob e mid boss, quindi ci chiede di pensarli come una sorta di boss rush mentre si prosegue nel dungeon. La maggior parte dei luoghi ha 5 boss e ogni volta che se ne sconfigge uno gli altri diventano più potenti, quindi la sfida è vedere se si riesce a sconfiggere l'ultimo. Alcuni dungeon finiranno con la sconfitta del boss, altri hanno eventi specifici come ottenere un punteggio basato sul tempo impiegato o in base alle azioni compiute.
Durante i test del gioco e i sondaggi, gli utenti hanno espresso al team il desiderio di vedere un lato di Cloud & Company che non si era mai visto prima. Sarà possibile quindi vedere, tramite questi contenuti extra, delle piccole storie per i personaggi principali non mostrate nella storia principale del prodotto. Parlando delle invocazioni, è indicato che saranno sbloccabili tramite alcune operazioni come battaglie specifiche o consegna di determinati oggetti. Spostandosi al multiplayer, invece, è prevista una modalità cooperativa in cui si combattono nemici potenti. Più è forte il nemico, migliore sarà l'oggetto. Questi non saranno esclusivi, ma alcuni oggetti si otterranno più facilmente in coop. L'obiettivo è di espandere la modalità Group vs Enemy. Essendo un titolo per smartphone, sono previste diverse collaborazioni ed eventi stagionali. Nomura afferma che c'è molto impegno per la preparazione di questi. Il Creative Director sottolinea che Ichikawa propone molte collaborazioni, che vengono giudicate dal resto del team con rigore, tenendo conto della visione di Final Fantasy VII. Ovviamente è previsto un programma che verrà condiviso il prima possibile. Stiamo verso la conclusione e si parla adesso del Close Beta Test. Nella beta, prevista per i primi giorni di luglio, sarà possibile giocare la parte di The First Soldier. Il rilascio effettivo non dovrebbe essere molto distante. Nomura vuole rilasciare il prodotto finché il servizio è ancora caldo. Atsui. Infine, i developer ci invitano ad attendere il rilascio del gioco e di giocare per Crysis sia prima che dopo Rebirth. Una domanda finale è stata posta a Nomura, riguardante Rebirth ed il nuovo trailer. Il Creative Director afferma che il Q&A di 7 domande e risposte, pubblicato durante l'ultima settimana, è da pensare come ad un supplemento del trailer, e che non è stato possibile dire altro per motivi di divulgazione delle informazioni. Ci chiede, quindi, di attendere informazioni più concrete sul Rebirth, sperando che questi trailer ci abbiano riacceso la febbre da Final Fantasy VII. Bene, io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se il video vi è piaciuto, iscrizione, like, condivisione, spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante, e noi ci vediamo al prossimo video! なるほど. では、敵だな。